La cerimonia di scoprimento di una targa a ricordo del trio Lescano e del maestro Alberto Prato, un gesto simbolico. È un gesto culturale prima di tutto e poi altamente simbolico, perché significa che si è preso atto che questi artisti non meritavano l'oblio, specialmente nella città dove hanno vissuto e operato negli anni d'oro della loro carriera. Che ricordo hanno lasciato, a suo parere? Il trio Lescano oggi per fortuna non è dimenticato, perché ad esempio molti trii moderni hanno ripreso il loro stile, il loro repertorio, ottenendo un grande successo di pubblico. Fra i tanti ricordo il gruppo Le Sorelle Marinetti, che sono delle drag queens bravissime. Il maestro Prato purtroppo no, oggi è un grande dimenticato ed è una cosa triste, perché è stato un grandissimo talent scout. Lui ha scoperto e valorizzato tantissimi artisti, non solo degli ultimi anni del regime fascista. Le sorelle erano straordinariamente dotate, non avevano una preparazione musicale e questo le rende ancora più genuine. Erano anche provette ballerine, ballerine acrobatiche, avevano veramente molte, molte frecce nel loro arco e soprattutto hanno avuto la fortuna di incontrare al momento giusto questo grande scopritore di talenti, il maestro Carlo Alberto Prato, che ha capito immediatamente il loro valore fuori della norma, le ha istruite ben bene per mesi e mesi di durissimo lavoro e quindi insomma ci hanno lasciato un corpo di 345 incisioni discografiche che oggi abbiamo recuperato quasi tutte, e direi insomma che è un lascito di grande valore. Un sito nato in loro ricordo per tramandare quello che è stata la loro arte. Sì, un sito per ravvivare il ricordo, perché in realtà le Lescano non sono mai state dimenticate. Bisognava ravvivare il ricordo. Cito solo un dato: quando io ho fondato il sito, le canzoni conosciute di queste artiste erano solo una sessantina più o meno, quindi pochissimo rispetto a quello che hanno lasciato, e addirittura nessuno sapeva quante canzoni avevano inciso. Siamo stati noi un po' alla volta, facendo ricerche d'archivio, spulciando nei cataloghi storici delle case discografiche, a stilare per la prima volta un elenco completo delle loro incisioni, che sono, ripeto, 345, un numero da record, perché è stato realizzato in appena 7 anni di attività. La loro carriera inizia nel febbraio del 36 e finisce verso la fine del 42, quindi 7 anni, un ritmo folle, circa 50 canzoni all'anno, quindi una canzone alla settimana. E a quei tempi le canzoni venivano preparate e dopo venivano incise una sola volta. Bisognava avere successo, bisognava raggiungere la perfezione solo dal primo take.